E ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di Windows 10. Oggi andiamo a vedere, su grande richiesta da parte di molti di voi, come è possibile velocizzare il nostro Windows 10 semplicemente modificando un'impostazione che riguarda la RAM. In pratica andremo ad aumentare la quantità di RAM presente nel nostro computer al fine di velocizzare il nostro PC. Sarà molto semplice, utilizzeremo infatti il disco rigido installato nel nostro computer, quindi qualsiasi tipo di disco rigido va bene, per aumentare le prestazioni dello stesso. Bene, il processo è davvero molto semplice. Rechiamoci nel pannello di controllo, quindi da start scriviamo pannello di controllo. Ok, una volta arrivati qui, selezioniamo dove c'è scritto visualizza per icone grandi. A questo punto visualizzerete tutte queste icone. Sarà sufficiente cliccare su sistema, questa icona qui, e poi selezionare impostazioni di sistema avanzate dal menu laterale a sinistra. Adesso vi si aprirà questa schermata, dovrete cliccare dove c'è scritto prestazioni, impostazioni e da quest'altra schermata avanzate. Ok, adesso da qui dove c'è scritto memoria virtuale, un file di paging e uno spazio del disco fisso utilizzato dal sistema operativo come se fosse RAM. Questa spiegazione è veramente molto chiara e molto breve, ok? Quindi clicchiamo su cambia. Togliamo la spunta da gestisce automaticamente le dimensioni del file di paging per tutte le unità. E adesso dovremo selezionare il disco che vorremmo utilizzare se vogliamo appunto avere il file di paging. Quindi clicchiamo un disco che vogliamo utilizzare. Io prendo per esempio l'SSD mio della Samsung, anzi non lo faccio con il VD Blue. Clicco su dimensioni personalizzate. Mettiamo come dimensioni iniziali una quantità di megabyte che ora vi vado a spiegare come calcolare e come dimensioni massime una quantità che vi vado a spiegare come calcolare. Ok, apriamo Google Chrome. A voi basterà andare nel link che troverete nella pagina che c'è in descrizione al video. È molto semplice. Ok ragazzi, una volta arrivati qui dovremo scrivere un numero di gigabyte che ci interessa convertire in megabyte, perché la finestra del sistema rileva solamente le unità in megabyte. Vedete, MB significa megabyte. Quindi convertiremo le giga di RAM che ci servono in megabyte. Bene, il minimo è 4. Anzi, facciamo 2, proprio perché vogliamo che sia più prestante. Clicchiamo su convertire e troveremo il numero di megabyte corrispondente a 2 giga di RAM, quindi 2048. Copiamolo, oppure scriviamolo direttamente qua. Ok, dimensioni massime, dobbiamo scegliere la massima quantità che appunto sarà costituita dal file di paging. Quindi scegliamo come massima quantità un valore non troppo basso, quindi stiamo un po' su quei valori. E selezioniamo per esempio 64, ok? Clicchiamo su convertire e vedremo la quantità di RAM corrispondente a 64 GB. Bene, facciamo copia da 65536 MB ed incolliamo anche questa qui nella dimensione massima. Adesso clicchiamo su ok. Qua ci dice che per rendere effettive le modifiche sarà necessario riavviare il computer. Facciamo ok, applica e ok. Il processo è veramente molto semplice come avete visto e vi assicuro che migliorerà di moltissimo le prestazioni del vostro computer. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Mi raccomando fatelo perché ci tengo veramente tantissimo. Fatemi sapere se volete altri video a tema Windows 10 valutando con il sondaggio qua sopra. Infine, vi lascio altri due video che potete vedere se volete spendere altro tempo per velocizzare il vostro Windows 10. Io vi ringrazio per la visione, un saluto da Tecnomusic Evolution, è tutto.